Il discorso che voglio fare, parto dalle sue origini, è quello relativo a quello che oggi si chiama la fusione fredda, che nacque circa 22 anni fa, quando un ricercatore americano, un chimico americano, asserì di aver prodotto energia mediante un processo di fusione nucleare, ottenuto utilizzando il palladio, che è un metallo, con il deuterio, che è un idrogeno pesante. Dopo di questo, molti si misero a lavorare sulla sua scia e hanno lavorato per 22 anni senza mai ottenere grandi risultati. Per quello che mi riguarda, insieme a un amico dell'Università di Siena, decidemmo di lavorare allo stesso modo, utilizzando però l'idrogeno e il nickel, e ottenemmo un certo numero di risultati, cioè produzione di energia da interazioni tra l'idrogeno e il nickel. In seguito, diciamo, ho ricominciato a lavorare dopo aver interrotto i lavori precedenti con l'ingegner Rossi e abbiamo cominciato a lavorare sulla stessa strada, cioè costruire sistemi che permettono di ottenere energia utilizzando l'idrogeno e il nickel. Ora, c'è ancora, diciamo, ora quello che si può vedere sono i risultati di questo lavoro. C'è la prima immagine, ecco, questo è uno dei primi esperimenti fatto insieme all'ingegner Rossi. E vedete, a destra c'è un secchiello rosso che contiene l'acqua nel quale sono immersi dei materiali e a sinistra c'è la bombola di idrogeno che venne utilizzata per introdurre l'idrogeno in questa capsula dove avevamo anche messo il nickel. Scaldandoli insieme, nickel-idrogeno, venne prodotta dell'energia e come risultato si ottenne il riscaldamento dell'acqua. L'esperimento è ovviamente molto rozzo perché non valeva la pena per questo esperimento costruire degli oggetti raffinati. Questo è l'esperimento successivo. Questa volta invece del secchiello d'acqua c'è quella specie di ciambella sulla destra nel quale circola dell'acqua e nella quale si trova la capsula contenente il nickel e l'idrogeno. Il tubo a destra che si vede in basso a destra è quello che porta l'idrogeno, al centro c'è una bombola di idrogeno e in questo modo noi ottenemmo conferma ai dati dell'esperimento precedente con un sistema più pulito del precedente. La terza immagine, ecco, è ancora un terzo metodo per effettuare le misure. Questa volta c'è un circuito chiuso, si vede bene in fondo a destra il tubo, nel quale è inserito quel cilindro sempre sulla destra, nel tubo circola dell'acqua. In questo cilindro avviene il processo di riscaldamento, che è una reazione nucleare fra il nickel e l'idrogeno, e quello che si è osservato sperimentalmente è la differenza di temperatura fra i due estremi del cilindro. Quindi i tre esperimenti hanno confermato che il sistema è effettivamente in grado di produrre energia sotto forma termica, cioè noi abbiamo ottenuto il riscaldamento dell'acqua. Questo
Credo invece che sia, sì, questo è invece uno degli ultimi oggetti costruito dall'ingegner Rossi, che prende il nome di E-CAT, dove CAT sta, è un'abbreviazione di catalizzatore, che viene utilizzato normalmente e attualmente per fare esperimenti nei quali si utilizza ancora una volta la reazione fra il nichel e l'idrogeno per produrre calore, e questo calore prodotto viene messo in evidenza mediante il riscaldamento di acqua con dispositivi vari, di cui questo è uno degli esempi. Ora, diciamo, non so se c'è, questo è il prossimo prodotto costruito dall'ingegner Rossi, che è sempre basato sullo stesso processo, è una specie di vagone ferroviario, qui non si vede che ha le dimensioni del vagone, che sono inferiori in realtà al vagone ferroviario. All'interno si vedono delle scatole, ciascuna delle quali è un generatore che produce gli stessi effetti che ho descritto prima. Facendo lavorare insieme tutti questi elementi si dovrebbe avere come risultato una potenza prodotta pari a 1 milione di watt. Non è ancora stato messo in funzione con tutti i generatori, lo sarà entro questo mese, e diciamo a questo punto chiaramente il discorso cambia dimensioni, ma in realtà ciascuna di quelle scatole che si vedono è simile, è del tipo dei vecchi generatori, dove si utilizza la reazione idrogeno-nichel per ottenere calore. Questa è chiaramente una reazione nucleare, tant'è che negli esperimenti che noi abbiamo condotto, ormai li facciamo da circa 2 anni, 1 anno e mezzo, non so adesso ricordare esattamente la data d'inizio, alla fine dell'esperimento, quando si analizza il materiale residuo, cioè quello che era stato messo nella capsula e che all'origine era nichel, al quale veniva aggiunto l'idrogeno, si trova in parte ancora il nichel, ma in parte anche il rame. Ora, il rame è l'elemento che nella scala periodica segue il nichel, è a fianco del nichel, e il nucleo di rame differisce dal nucleo di nichel solo perché ha un protone in più. È il protone che è stato catturato dal nichel nel processo di reazione nucleare. Quindi questa è un'altra delle prove che, quando noi affermiamo che si tratta di una reazione nucleare fra nichel e idrogeno, non è un'affermazione di fantasia, ma abbiamo le prove, perché come risultato alla fine si forma il rame. Ora, uno dei problemi che nascono quando si parla di argomenti di questo tipo è il problema della sicurezza, e in questo caso la minaccia alla sicurezza sarebbe la radioattività, perché trattandosi di un processo nucleare è chiaro che uno si aspetta, diciamo, che ci sia della radioattività emessa nel processo. Questo è vero, e per fortuna questo processo dà origine soltanto a raggi gamma e non a neutroni. Devo dire anche che il pericolo dei neutroni, il rischio dei neutroni, io l'ho sempre messo in evidenza fin dall'inizio della collaborazione con Rossi, e diciamo Rossi ovviamente ha preso le misure opportune, perché se ci fossero stati neutroni le cose sarebbero state difficili, perché i neutroni si possono schermare, ma non è un problema semplice. Per fortuna non ci sono neutroni, ma ci sono i raggi gamma,
Che ci siano i raggi gamma, io l'ho sperimentato direttamente nei primi esperimenti che si svolgevano nel laboratorio che Rossi aveva allora a Bondeno, perché spesso facevo le misure io mentre lui continuava a mandare avanti la sua attività, e io, diciamo, durante le prime misure usavo un rivelatore di radioattività, di radiazione, e misuravo i raggi gamma, non molto pericolosi, non dosi grandi rispetto alla radioattività naturale, ma comunque esistenti. Ed è chiaro che non c'era nessun motivo di aumentare la radioattività naturale. Mentre non abbiamo mai osservato neutroni, che è sempre stata la mia preoccupazione, perché i neutroni sono difficili da schermare, ma non sono mai stati presenti. Allora, il problema dei raggi gamma l'abbiamo risolto semplicemente utilizzando attorno al generatore di energia dei piccoli spessori di piombo, i quali hanno la caratteristica di assorbire i raggi gamma. Per cui, diciamo, non si corre nessun rischio di radioattività quando si lavora in questo modo. Questo, diciamo, è giusto non solo per noi, ma soprattutto quando ci saranno le applicazioni. Bene, io penso che forse a questo punto potrei concludere. Grazie.